fuori sotto. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Tempo di Musica, la nostra rubrica dedicata per l'appunto alla musica. Oggi sono con noi Luca Bucchetti e Yuri Colafigli, due dei cinque componenti dei Santi Bevitori, una band attiva a Roma già da diverso tempo. Fuori dal mese di marzo, presentato il 2 marzo esattamente, sabato 2 marzo, al Wishlist Club di Roma, Folle la corsa all'ospedale, che è il vostro secondo album contenente canzoni inedite. Come mai la scelta di sintetizzare queste nuove canzoni con un titolo di questo tipo? Principalmente perché rispetta un po' il filone che abbiamo deciso all'inizio, quindi sono tutti titoli che hanno a che fare con l'emergenza o con situazioni di pericolo e di tensione. Ci piaceva continuare su quella falsa riga, quindi da Presto verremo alle mani siamo passati a Stato errore umano fino a Fare la corsa all'ospedale. Yuri, ci racconti un po' la genesi di questo lavoro che arriva a diverso tempo di distanza da Stato errore umano, che è stato il vostro primo album che includeva canzoni originali? In realtà la genesi è quella classica, nel senso, dopo un primo disco c'è stato tutto il percorso di presentazione del disco e nel frattempo l'amico Bocchetti, il commendatore Bocchetti, nel frattempo ha cominciato a comporre nuovi brani. Altri erano già esistenti all'epoca del, più o meno all'epoca del primo disco, abbiamo, che portavamo sempre live, e sono stati semplicemente buttati su, diciamo, registrati per questo disco. Ovviamente negli anni c'è stata una maturazione dai brani, nel senso, la prima volta li portavamo live al disco, c'è stata tutta un'evoluzione di cui io sono molto contento. Spero, no, a me non mi interessa quello che pensi tu, va bene così. Comunque no, è stata un'evoluzione naturale di brani già, molti già esistenti. Luca, è possibile individuare una sorta di filo conduttore per quanto riguarda la narrazione di questo album? C'è un collegamento, se vogliamo, dal punto di vista quindi testuale in tutte le nove canzoni? Sicuramente sì, come dicevi giustamente tu, noi raccontiamo storie, quindi è c'è una sorta di lavoro di narrazione, no? C'è il racconto che è la base principale. È molto difficile che i testi abbiano a che fare con introspezione o, non so, momenti di riflessione. Ci piace stare legati alla storia, raccontare una storia, poi di lì si arriva, insomma, verso altri orizzonti, però la storia è sempre il nucleo. Ascoltando il disco, Yuri, la sensazione è che sia un album caratterizzato da brani molto movimentati, quindi con un'attitudine, se vogliamo, rock. Ma ecco, musicalmente che cosa ci riserva questo disco? Magari se vuoi anche dirci se ci sono stati degli ascolti particolari che hanno poi un po' indirizzato quello che è stato il lavoro sul suono, quindi proprio il processo di produzione che ha portato alla fine a incidere in un certo modo alle canzoni. La grande differenza di questo disco rispetto al precedente è l'attitudine personale di ognuno di noi nel disco, mentre il precedente era molto più, tra virgolette, finalizzato al brano, ok? Adesso abbiamo messo, ognuno di noi ha messo tanto più del suo, dei propri ascolti, perché noi siamo cinque individui con cinque ascolti completamente diversi, e quindi ognuno di noi ha messo tanto, e a livello musicale per me questa cosa si sente moltissimo. Io da bassista mi sono divertito come un pazzo, perché è stato veramente divertentissimo, e stessa cosa batteria, le tre chitarre, che poi noi abbiamo anche questa, avendo tre chitarre è difficilissimo mettere insieme. C'è stato un lavoro molto più rigoroso a livello musicale, in cui ognuno di noi è riuscito a mettere tanto del suo, ed è venuto fuori qualcosa di stranamente funzionale, che sempre il discorso di tre chitarre è sempre complicato, e quindi è questo, è molto più personale del precedente a livello di singolo musicista. Luca, che sensazioni provi a diverso tempo di distanza dalla scrittura, ma soprattutto anche dalla registrazione, nel risentire questo album? C'è qualcosa che ti sorprende a più dopo diversi ascolti, qualcosa che ti convince, insomma, maggiormente, che ti fa dire: caspita, però qui abbiamo fatto qualcosa di diverso che non facevamo mai? Posso dirlo, sono molto più soddisfatto di questo lavoro che non del precedente, un po' perché ovviamente c'è stata una maturazione, come diceva anche Yuri, e un po' perché effettivamente sento molto di più la risposta dei singoli, cioè ognuno di noi veramente ha lavorato in maniera molto personale. E nonostante questo c'è un disegno di fondo che sembra unico, è veramente molto omogeneo, di questo siamo veramente molto soddisfatti.